Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar del Mulino. Sono Irene Venturi dell'Ufficio Università. Oggi siamo qui per presentarvi un volume arrivato alla sua quarta edizione, Introduzione alla linguistica storica, scritto dal professor Franco Fanciullo, che abbiamo il piacere di avere ospite in collegamento e di cui andiamo subito a condividere la webcam per dargli il benvenuto. Vediamo se si collega. Eccolo qua, professore, buon pomeriggio, benvenuto. Grazie, buon pomeriggio anche a lei e buon pomeriggio a tutti. Allora, il professore non sarà solo, infatti presenteremo questa nuova edizione assieme al professor Alessandro De Angelis, ordinario di Linguistica Generale dell'Università e degli Studi di Messina, che ha accettato il nostro invito e che abbiamo piacere di avere in collegamento. Professore, grazie, benvenuto e buon pomeriggio. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. E un benvenuto naturalmente anche a tutte le persone che sono collegate, che sono in ascolto. Due parole veloci sulla struttura di questo incontro. Avremo una prima parte ampia e a cura dei nostri ospiti, dedicata proprio alla illustrazione e ai contenuti di questa nuova edizione. Una seconda parte invece dedicata al pubblico in ascolto, dove ci sarà la possibilità di fare domande o semplicemente anche dare il proprio contributo attraverso lo spazio che vedete nel pannello di controllo dedicato alla chat. Oppure, se siete forniti di microfono, potete alzare la mano, vi apriamo l'audio e fare quindi il vostro intervento a voce. Concluderà l'incontro una parte dedicata all'espansione online del manuale che è presente come la maggior parte ormai dei nostri testi sulla piattaforma Pandora Campus con delle funzionalità e delle risorse specifiche aggiuntive. Io non rubo altro tempo e passo subito la parola, se non sbaglio, al professor De Angelis, andiamo un po' controcorrente e auguro a tutti un buon ascolto. Prego, professore. Grazie, grazie di questo invito, grazie a Franco per aver pensato al sottoscritto come possibile presentatore di questa opera, che è un libro particolare. È un libro particolare perché dico subito che la novità rispetto al panorama, diciamo, dei libri o delle edizioni in italiano relative alla linguistica storica. Si differenzia questo libro per il fatto di dare un peso, un equilibrio tra due parti, cioè una parte dedicata alla ricostruzione, diciamo, classica dell'indoeuropeo, quindi una parte riservata, per così dire, all'antico, e una parte invece che contiene un numero di casi di studio molto, molto numeroso, dedicata alle lingue romanze, quindi diciamo la linguistica storica e il mutamento linguistico, visti nell'ottica di un romanista, più specificatamente di un dialettologo, e quindi con un occhio che inevitabilmente è diverso, da chi si occupa esclusivamente o quasi esclusivamente, di fasi, passate. E non più attestate, o meglio attestate solo dalle fonti scritte. E quindi la prima particolarità che mi fa piacere sottolineare di questo libro, che comporta anche tutta una serie di conseguenze che vedremo, è, per così dire, l'indoeuropeo trattato dal punto di vista di un romanista e di un dialettologo, cioè di chi ha potuto constatare, diciamo, sul campo, potremmo dire un dialettologo militante, i fatti che chi si occupa di lingue antiche o di lingue morte deve necessariamente ricostruire esclusivamente sulle fonti scritte. Ecco, questo connubio tra una parte, una sezione, diciamo, dedicata all'antico, una sezione dedicata al moderno, è un punto assolutamente a favore di questo manuale, e ripeto, ci dà il modo di osservare i fatti del cambiamento linguistico in un'ottica, se vogliamo, privilegiata. E,
E questo diciamo che permette anche ai fruitori del manuale, non solo gli studenti e non solo gli specialisti, di avere davanti una serie di casi molto numerosi con cui esemplificare alcuni fenomeni. Faccio subito un classico esempio. La trattazione classica del mutamento linguistico, come era vista nell'Ottocento dai neogrammatici, secondo cui appunto il cambiamento linguistico non ammetteva eccezioni, le famose appunto leggi fonetiche ineccepibili, è stato poi messo in crisi notoriamente. Da in particolare la geografia linguistica, non solo, ma anche dalla geografia linguistica, e in generale da tutte quelle correnti che non hanno dato spazio esclusivo ai rapporti, per così dire, verticali, cioè ai rapporti di evoluzione genealogica, ma anche ai fattori appunto spaziali, cioè alla diffusione in senso orizzontale del mutamento linguistico, cioè in parole povere, alla possibilità che le lingue evolvano non solo nel tempo, ma anche nello spazio. Allora, per chi è abituato a trattare con questi argomenti in ambito, diciamo, di lingue indoeuropee antiche, anche questo manuale, come tanti altri, contiene il celebre riferimento a quella linea spezzata di difficile segmentazione che segna il confine tra i dialetti interni, diciamo, al tedesco, e cioè tra quelli che compiono la cosiddetta seconda mutazione, per capirci quel mutamento che fa sì che all'inglese make corrisponde il tedesco machen, o a what corrisponda was del tedesco, e appunto si spiega generalmente che questa linea è in realtà più che una linea, un insieme di linee spezzate che si amplia per un raggio di circa 200 km e forma il celebre ventaglio renano. Questo per dire che cosa? Che appunto la ineccepibilità, la regolarità del mutamento può essere in qualche modo ostacolata, impedita da una serie di fattori che sono latamente di tipo storico. Qui si riflette un'antica divisione stati e statarelli dell'antica Germania, per cui all'epoca di questo mutamento la mancanza di un'unità politica ha fatto sì che ci fosse anche sostanzialmente una mancanza di unità linguistica. Questo è un esempio che ho definito classico, però per chi è abituato, diciamo, a vedere la linguistica storica in un'ottica appunto rivolta solo all'indoeuropeo, alle lingue indoeuropee antiche, potrà forse essere utile che a questo esempio se ne assommano vari altri, tra cui quello della nota assimilazione, e questo è un fatto tipicamente romanzo, anzi più specificatamente italo-romanzo, denessi MB ed ND che si assimilano nell'Italia centro-meridionale. Per capirci, il tipo quando rispetto a quando, il tipo andiamo rispetto ad andiamo, ed ecco appunto che in quello che sembrerebbe un mutamento regolare, perché di fatto l'italiano centro, gli dialetti italiani centro-meridionali nel loro complesso presentano questo mutamento, esistono invece delle aree refrattarie a questo cambiamento linguistico. Non a caso aree dove un tempo il greco era diffuso, cioè aree che ancora oggi conservano intatti MB e ND. Questo è un esempio noto a chi si occupa di romanistica, molto meno noto allo studioso che ha rivolto la sua attenzione esclusivamente alle lingue indoeuropee antiche. E dicevo, l'ottica del romanista è interessante anche per un altro motivo, e cioè dà conto di tanti fenomeni che possono, come dire, illuminare il lettore su quanti fattori intervengano
a deviare, diciamo così, il corso naturale dell'evento linguistico e quanto gli stessi fattori non siano costanti, no? Tanto per fare un altro esempio, si dice, no? Si insegna dall'inizio della geografia linguistica e poi che un classico confine tra un fenomeno linguistico e un altro è rappresentato dai confini naturali, quindi dalle isole, proprio perché isolate, da un fiume, da una montagna difficile da valicare, no? E allora, appunto, tra questi esempi, una cosa che io devo dire, Franco, faccio sempre riferimento nei miei corsi, prendendola proprio dal tuo manuale, è il confronto tra il caso, appunto, del massiccio del Monte Rosa, che nonostante l'altezza e nonostante la difficoltà di accesso, non ha impedito che nel Medioevo genti vallesi lo attraversassero e portassero sostanzialmente comunità di lingua tedesca nelle valli, in Valsesia, in Valle Ansaschi, eccetera, mentre in un piccolo paese, in un piccolo comune della provincia appunto di Palermo, Terrasini, è bastato che l'esistenza di un'antica fiumara, che non è neanche un vero fiume, insomma una fiumara, per creare due comunità amministrativamente un tempo divise e divise anche da un punto di vista linguistico, con una divisione studiata a suo tempo da Giovanni Ruffino, che riflette appunto questa antica, diciamo, divisione amministrativa e anche la provenienza delle due comunità. Quindi per dire che anche questi fattori che deviano il corso, per così dire, del mutamento linguistico, non sono a loro volta regolari, cioè non è che ogni volta che c'è un monte, un fiume, vuol dire che le comunità sono separate, vuol dire che il fenomeno linguistico è diverso dall'altro, ma variano perché varia la storia e quindi un evento storico può prendere una certa piega, come appunto dice l'autore in fondo, il crollo dei regimi dell'Est non ha in generale provocato, insomma, rivoluzioni sanguinose, tranne però appunto il caso dell'ex dittatura rumena, che insomma è finita non bene, diciamo, per usare un eufemismo. Questo direi che è il primo punto che fa sì che questo sia un manuale di linguistica storica affatto particolare. Poi su questo vorrei chiedere una cosa appunto all'autore. Vorrei ancora, prima di cederti la parola, Franco, dire un'altra cosa che a me fa sempre molto piacere dire, e cioè il fatto che trattare questi temi in maniera, diciamo, divulgativa, senza perdere di vista ovviamente il lato scientifico, è estremamente complesso, perché sappiamo bene che la linguistica appunto si colloca a metà tra storia e biologia e natura, diciamo, tra storia e natura, e quindi contiene anche degli aspetti tecnici che non sono affatto facili da esporre, no? Però appunto l'autore, come appunto sanno tanti che l'hanno letto, ha una notevole capacità in questo senso di saper raccontare il difficile. E quindi devi sapere, Franco, che anche nei miei corsi sono diventati abbastanza, diciamo, fanno parte già dell'aneddoto in linguistica, il paragone per spiegare le famose eiettive, cioè la famosa teoria delle glottidali, che Ho capito. appunto è andata un po' il famoso paragone del tubo di dentifricio, con cui appunto si spiega cosa di fatto, cosa faccia la laringe nel pronunciare un'eiettiva, che crea appunto uno spazio di compressione, tutto sommato simile al modo in cui noi facciamo uscire il dentifricio dal tubo quando appunto è mezzo vuoto, quindi piegandolo restringiamo lo spazio e la pressione appunto lo fa uscire. E così anche ovviamente un
romanista e noto etimologo nei capitoli dedicati a tabù, eufemismo, etimologia popolare, prestigio, si è potuto sbizzarrire. Penso che questa per te da scrivere sia stata una delle parti più divertenti, e così appunto posso dirti che i miei studenti sanno a memoria che appunto tra le cause dell'irregolarità che contribuiscono all'irregolarità del mutamento fonetico c'è il, diciamo, il prestito o comunque il prestigio esercitato anche nella struttura generale della lingua da parte di un'altra lingua sentita appunto come prestigiosa, ed è la ragione per cui appunto sentiamo parlanti che invece di dire icona dicono icona, diciamo così, all'inglese, come il latino iter è diventato aiter, e nella futura quinta edizione ti dico anche che appunto il nome di un circolo sportivo nella mia zona, che il proprietario malauguratamente chiamò Rari Nantes, in ossequio al noto verso virgiliano, guai se qualcuno lo chiama appunto con la corretta pronuncia latina, bensì lo francesizzano in Rari Nant, pronunciando anche la nasale, così fanno vedere che appunto l'inglese lo sanno bene. Oh, e questo appunto diciamo sul piano anche dell'aneddoto e per rendere anche più spensierato questo incontro, però poi ti dovrò fare una domanda invece più tecnica. Però intanto ecco, io ho visto questo da un punto di vista di chi come me ha iniziato gli studi da indoeuropeista e poi cerca di dedicarsi un po' allo studio della romanistica, no? Tu diciamo hai un'esperienza maggiore sul lato della romanistica, quindi mi chiedo un po' come sia nata questa idea di questo manuale, cioè di applicare in fondo, no, i principi e soprattutto la tua esperienza di romanista a un campo di studi che è quello dell'indoeuropeistica, che ancora fondamentalmente si basa, no, lo dici tu stesso, si basa sul principio della ineccepibilità delle leggi, con tutto quello che sappiamo oggi, ovviamente, ma insomma, per dire che due lingue sono imparentate, quello bisogna fare, cioè confrontare in maniera sistematica. Dunque, posso prendere la parola? Mi sentite? Io ti sento Posso? benissimo. Sì. Va Sì, bene, certo, allora. Ah, prego, ok, prego. d'accordo. No, avevo qualche dubbio. No, mi interessava appunto sapere che cosa, se mi sentite. Benissimo. Allora, io ovviamente ringrazio Alessandro De Angelis, che conosco da tantissimo tempo, praticamente da quando era poco più che studente, insomma, se non sbaglio, insomma, come cose, abbiamo rapporti. Comunque, ringrazio il collega De Angelis per quello che ha detto, ovviamente, e vabbè, intervengo un pochino, allora, anche per rispondere un po' alle domande. Allora, la prima cosa, effettivamente, comincio dal secondo punto, cioè il manuale, come è nata l'idea di questo manuale e soprattutto come è costituito questo manuale. Insomma, fondamentalmente, cosa? Fondamentalmente è nato dalle mie lezioni universitarie, cioè le lezioni universitarie, di glottologia, in particolare di glottologia, sia a Potenza sia a Torino. A Viterbo invece facevo linguistica generale, avevo un'altra organizzazione del corso, ma insomma dico sia un po' a Potenza, un po' a Torino e poi anche a Pisa, insomma dico praticamente facevo glottologia. Beh, come dire, l'imprinting ricevuto è difficile di dimenticarlo, insomma dico, io mi ricordo che Temporibus illis, quando ero studente di glottologia, studente di Tristano Bolelli, e cioè Bolelli aveva divideva il corso, in due parti, una parte di fonetica e fonologia e una parte di ricostruzione, insomma, di indoeuropeistica. Quindi, un po' io mi sono portato dietro un po' questo modello, ovviamente.
poi facendo a lezione, occupandomi a lezione degli argomenti che più mi, se diciamo, mi stuzzicavano in qualche modo. Dico. Quindi in realtà la mia formazione effettivamente più che da, cioè non è tanto da indoeuropeista quanto da romanista. Cioè io credo di aver cominciato come indoeuropeista da studente, dico credo perché insomma di quei ricordi comincio a diventare così, diciamo, il tempo che è passato comincia a essere veramente tanto, ma insomma dico, credo di aver cominciato come indoeuropeista, nel senso che a un certo punto, normale, feci il colloquio normale, il mio secondo anno sulle tavole guvine, insomma, dico, ubine. Però poi dopo passai immediatamente alla romanistica, perché così a un certo punto era proprio un fatto di divertimento, cioè, mi appassionava molto l'ambito romanistico, quindi diciamo, ho avuto un po' queste, e diciamo, mi sono sostanzialmente occupato, diciamo, a livello scientifico, cioè non manualistico, ma a livello scientifico nei lavori, mi sono occupato soprattutto di romanistica. E poi, però, diciamo, a livello, diciamo, nelle lezioni contemperavo un po' i due aspetti, ma ecco, tutte, diciamo, cercando di portare nel campo dell'indoeuropeistica, diciamo, l'esperienza della romanistica, cioè vale a dire il romanista, comunque il dialettologo, quello che si occupa di lingue vive, cioè le lingue le vede in maniera diversa diciamo, dall'indoeuropeista di stretta osservanza, cioè l'indoeuropeista di stretta osservanza studia le lingue antiche, studia dei corpora chiusi, soprattutto corpora, diciamo, che non con, insomma, corpora che vanno presi, possono essere a volte ridotti, a volte possono essere amplissimi, come il corpus del latino, il corpus del greco antico, eccetera, ma insomma dico, sono però tutto sommato dei corpora chiusi fondamentalmente, no? Come cosa, diciamo. Quindi l'indoeuropeista c'ha questo problema di fondo, cioè c'ha dei testi e si deve basare su questi testi, si deve basare per cosa. Dico, il romanista invece c'ha davanti, o comunque chi si, diciamo, dico romanista perché diciamo, mi sono occupato di romanistica, ma chi studia le lingue vive, c'ha invece davanti le lingue vive che si presentano in una, se, diciamo, secondo tutta quanta la loro variabilità. E quindi diciamo, danno un'idea anche del mutamento, dell'evoluzione, eccetera, un'idea sostanzialmente diversa. E allora ho cercato di portare un po' l'aria della romanistica nel campo anche dell'indoeuropeistica. Cioè, in realtà non avevo nessuna intenzione di scrivere nessun manuale e ci sono arrivato perché un po', come dico anche nell'introduzione, nei ringraziamenti, a un certo punto ho citato Biagio Porino, che non voleva essere ricordato come cosa, ma in realtà fu lui, arrivò a Torino a propormi questa cosa qui. E io dico, boh, ero un po' perplesso, devo dire la verità, dico, ma sì, vabbè, ma io mi sono, sì, d'accordo, quando faccio lezioni mi occupo anche di indoeuropeistica, ovviamente, però sono un romanista, dice, no, ma insomma, dico, praticamente mi convinse a tentare. Devo dire che poi tutto sommato l'esperimento in qualche modo è riuscito, insomma, diciamo, ho cercato un po' di quello che ho cercato di portare nel manuale è quello che dicevo a lezione, cioè praticamente portando un po' dell'aria della un po' di aria romanistica nel campo dell'indoeuropeistica da una parte, e dall'altra però diciamo ecco un'altra cosa che ho cercato di fare, forse diciamo il manuale è anche troppo lungo da questo punto di vista. Ho cercato piuttosto che introdurre, diciamo, buttare lì i dati e basta, ho cercato anche di cosa? Ho cercato via via di portare il lettore, che poi sono, diciamo, comunque l'utente del manuale, cioè di portarlo, cioè allora, partendo da queste premesse si può arrivare a quest'altro, cioè, cioè è difficile che introduca ex abrupto un concetto o anche un passaggio importante, cioè voglio dire, dico, le esonanti, vabbè, ma le esonanti, guardate, sembra una cosa, anche perché cosa, mi ricordo un po' quando ero studente, cioè, le esonanti, per carità, un campo, cosa, dico, guardate, in realtà basta così, diciamo, basta rifletterci un pochino, guardate, le esonanti, vabbè, noi italiani,
italofoni non ce l'abbiamo, anche se poi in realtà basta uscire dall'italiano standard, pigliare, come dico sempre a lezione, pigliare l'italiano di Livorno e a Livorno c'hanno la r sonante, c'è l'articolo, nel caso specifico, r cane, r mare, no? Anche a Pisa, diciamo, anche nel pisano di campagna, insomma, come. Però diciamo, ricordate che tutto sommato, diciamo, se si va a osservare bene, certe cose le troviamo anche nell'orticello di casa nostra. E quindi cerco di portare, diciamo, l'utente del manuale via via, diciamo, cerco di, come dire, in qualche modo portarlo per mano, insomma, dico, senza così buttare anche la parte dedicata a cosa, ad esempio, agli schwa, alla teoria degli schwa, alle laringali, eccetera, che poi diciamo una parte che ho anche un pochino ampliato in questa quarta edizione. Cioè, anche lì ho cercato un po' di, diciamo, non, diciamo, allora, esistono le laringali, troppo, diciamo, toh. La faccenda è questa, pigliatevele, incartatele e portatele a casa. Invece no, ho cercato un po' di spiegare come si può essere arrivati, insomma, di qualcosa, come si è arrivati un po' a postulare l'esistenza della ricarica. Cioè, diciamo, il mio tentativo è stato sempre quello di cosa? È stato sempre quello diciamo, spiegare possibilmente passo per passo. Insomma, ecco, questo qua diciamo come cosa. E poi sì, vabbè, diciamo, quindi. In realtà i due punti indicati da cosa da Alessandro li ho trattati più o meno insieme, cioè diciamo da una parte appunto ho cercato di ho avuto in mente questo intento proprio divulgativo nel senso di cerco di spiegare come si arriva, no? Perché effettivamente la linguistica poi c'è una materia notevolmente tecnica. Dico, allora, prima di cosa? Prima di spaventarvi con i tecnicismi, cerchiamo di capire come si arriva da una parte. Da quell'altra, poi diciamo appunto, ecco, ho cercato di portare l'effervescenza, per così dire, delle lingue vive parlate che si presentano non soltanto col vestito della festa, perché in realtà, diciamo, quando noi consideriamo le lingue classiche, insomma, le lingue quelle sulle quali i linguisti si sono tradizionalmente basati per ricostruire l'indoeuropeo, cioè il latino, il greco, il sanscrito, eccetera, sono tutti quanti testi, lingua corpora chiusi, cioè lingue non più parlate. A corpora chiusi, cui corpora sono praticamente ci si presentano con l'abito della festa, fondamentalmente, no? Sotto la forma quella più elegante o comunque sotto la forma linguisticamente giudicata ottimale, no? Come cosa, come. Tant'è vero che poi se noi confrontiamo il latino di Cicerone e il latino delle iscrizioni pompeiane, ci viene a dire accidenti, ma sono due lingue diverse. Cioè, a volte le iscrizioni pompeiane addirittura in qualche caso si capiscono addirittura male, cioè quello che vuol dire, no? Qualche raro caso. Perché da una parte abbiamo la lingua, lo stile ciceroniano, scusate, dico, qua sta venendo un temporale, ora dico spero che non mi allaghi il coso, perché ogni tanto quando piove a vento mi allaga, mentre l'acqua dalla finestra. Comunque, vabbè, questo diciamo è un. E quindi dicevo, da una parte abbiamo i linguisti abituati a trattare con le lingue che ci si presentano nel loro, come qualche volta l'ho chiamato, nel loro vestito della festa. E da quell'altra abbiamo invece diciamo, le lingue, quelle sono completamente parlate, che ci si presentano in tutte le loro possibili varianti, insomma, in tutta la loro possibile variabilità. Cioè, cioè, diciamo, la variabilità diafasica, la variabilità, vabbè, ovviamente diatopica, diafasica, eccetera, eccetera. Insomma, ho cercato un po' di mettere insieme questi due aspetti. Ok, ora non sento più nulla. Noi la sentiamo, io la vedo e la sento Ah, bene. ecco. Oh, ok, no, ma Sì. pensavo che il professor De Angelis dicesse qualcosa, non sentivo. Sì, no, ho detto solo una parola, quindi niente Ah, di. Ecco. ok. No, dunque, se posso riprendere la parola, proprio andando un pochino nello specifico, perché tu devi sapere, ma forse immagino che già lo saprai.
che un punto in particolare di questo manuale, un punto un po' più tecnico, ha destato molta sorpresa, e cioè appunto con un occhio diverso da chi è abituato a trattare le lingue indoeuropee antiche, hai, diciamo, osato e avuto il coraggio di affrontare lo spinosissimo problema delle famose velari, insomma, del problema Centum et Satem, no? E Sì. allora, appunto, anche per i presenti, questo intanto dico che è un problema interessantissimo, ma comunque lodato il tentativo di averlo saputo affrontare con un notevole numero di esempi in un manuale, perché questo ovviamente è un argomento su cui esiste una mole di letteratura impressionante, no? Mole di letteratura che di fatto, con punti di vista molto diversi, adesso semplicemente riassumere può essere molto superficiale, ma insomma, cercando di arrivare proprio all'osso del problema, almeno nell'indoeuropeistica classica, il problema delle lingue Centum et Satem è stato trattato ricostruendo tre serie. Cioè le consonanti velari palatalizzate, come le chiami tu, che appunto in indoeuropeistica si chiamano palatali e basta, ma insomma quelle sono, quelle velari pure, diciamo così, e le labiovelari. E la sostanza sarebbe che appunto le lingue Centum e le lingue Satem hanno ridotto queste tre serie a due, facendo però, diciamo, confluire queste serie, cioè riducendo queste serie da 3 a 2 in maniera diversa, in un modo nelle Centum e in un modo nelle Satem. Ora qui tu, appunto, anche con l'esperienza, io immagino, di tutto quello che ben conosci sulle palatalizzazioni romanze, eccetera, hai avuto un'idea che secondo me è un'idea quantomeno molto interessante. E cioè, insomma, il fatto che si potrebbe pensare a un altro scenario, e cioè quello di partire non da tre serie ma da due. Devo dire che c'è chi ha pensato anche a due serie, ma in modo diverso da quello che prospetti tu. Cioè, l'idea qui sostanzialmente sarebbe che queste velari, quindi diciamo le velari, chiamiamole così, pure, si sono, diciamo, hanno prodotto una palatalizzazione nelle lingue Satem, e questo, diciamo, che avrebbe sostanzialmente creato una sorta di reazione a catena. E, insomma, la cosa è molto complessa, non vorrei entrare nei particolari, ma tutto questo per dire, in sostanza, che c'è una tesi qui nuova che va molto al di là di un manuale, illustrata molto bene, cioè anche per chi non è d'accordo, è una tesi molto, molto chiara, che appunto ha destato qualche perplessità, anche qualche recensione, perché devo dire che poi l'indoeuropeistica classica, quando gli muovi mezza serie, insomma, rimane sempre un po' perplessa. E anche perché poi i tentativi di novità sulla ricostruzione storica del consonantismo sono andati male, nel senso che quello delle iettive è una teoria, appunto, a cui anche tu, in un manuale molto, molto denso, dedichi sostanzialmente una pagina e mezzo. C'è chi non ne tratta neanche più del problema, appunto, del cosiddetto new look del consonantismo, che tanto nuovo non è, perché ormai, insomma, diciamo che è uscito di moda. E questa ipotesi, che secondo me non è stata sufficientemente analizzata, parte da un fatto che tu espliciti in maniera molto chiara, e cioè dal diverso comportamento, cioè dal diverso esito delle labiovelari. Sì, E vorresti chiarire un po' questo punto, visto che so che oggi ci sono anche, appunto, esperti del settore, quindi insomma mi farebbe piacere che ci fosse anche questo chiarimento, perché tra l'altro in Italia di questa cosa se ne è parlato abbastanza, secondo me non troppo.
All'estero dove non leggono l'italiano non se ne è parlato. Invece questa è una tesi che dico subito, va seriamente analizzata, vuoi per criticarla, vuoi per accettarla, perché qua al di là di quello che appunto adesso direi tu, c'è un fatto che è rimasto sempre un po' così nell'ombra, a cui è stato dato peso soprattutto per quanto riguarda la linguistica spaziale, che è quello famoso della satemizzazione incompleta, no? Per cui alcune lingue satem che dovrebbero Sì. presentare l'esito palatale, presentano in Decidere, alcune parole quello velare o alternano, cioè hanno i doppioni, diciamo i famosi doppioni. doppioni del Sì. baltico, per esempio, no? Sì, Ecco, sì. allora ti cedo la parola per chiarire finalmente questo punto che tutti volevano in Dunque, qualche vabbè, modo allora. sapere. No, Te lo vabbè, dico allora perché ho come raccolto varie opinioni su questo. No, vabbè, diciamo, io dico No, cioè, in realtà non è che volessi, insomma, cioè, quello che ho fatto è stato poi gettare la pietra nello stagno, insomma, dico, se diciamo cosa. Cioè, in realtà non è che, diciamo, la mia impressione è che forse può anche funzionare la spiegazione che ho dato, dico, potrebbe anche funzionare, ma in realtà, diciamo, non è tanto il coso, non è tanto il fatto che funzioni o non funzioni. Quello che mi interessa è che è far vedere, diciamo, indipendentemente poi dall'accettarlo o meno, ma insomma, dico, quello che mi interessava era far vedere come in realtà si possono dare spiegazioni alternative e soprattutto, diciamo, a livello, diciamo, perché qual è il problema di fondo? Il problema di fondo è questo, che tutte le volte che troviamo delle cose diverse, cioè, diciamo, troviamo nelle lingue derivate dall'indoeuropeo, siamo a cosa, diciamo, siamo portati a ribaltare, cioè diciamo a proiettare questa diversità già a livello di indoeuropeo. Cioè, vale a dire, abbiamo la situazione in cui abbiamo, vabbè, allora sono state postulate le velari cosiddette pure, che sono le velari che restano velari tanto nelle lingue Kentum quanto nelle lingue Satem. Le velari invece palatali, che sono quelle che restano velari, che diciamo si confondono con le velari nelle lingue Kentum. Ma si anteriorizzano nelle lingue Satem, e poi le labiovelari che si semplificano oppure non si semplificano a seconda delle lingue. Allora, a questo punto, diciamo, abbiamo casi in cui abbiamo una K, per esempio, del latino corrisponde a una K del sanscrito, e allora questa qua è una velare pura. Casi in cui a una K del latino corrisponde una SH nel sanscrito, e allora questo qua è, diciamo, un caso di velare, cioè il latino e il sanscrito hanno due esiti diversi della medesima velare palatale, e poi abbiamo, vabbè, diciamo, l'esito delle labiovelari, e trasferiamo all'indoeuropeo questa situazione. Cioè, diciamo, allora dobbiamo postulare già nella lingua madre, nella lingua di partenza, dobbiamo postulare tre tipi di velari diverse per spiegare i tre esiti. Se no, non li spieghiamo, no? Come cosa? E in realtà, diciamo, sì, può essere che l'indoeuropeo avesse tre tipi di velari. Cioè, diciamo, avesse le velari cosiddette pure, le velari cosiddette palatali e le labiovelari. Ora, le labiovelari, però il problema è, diciamo, vabbè, velari e labiovelari, tutto sommato, la K e la Q, cioè, bene o male, diciamo, riescono a, cioè, possono entrare in una posizione fonologica senza grossi, cioè, l'opposizione fonologica può funzionare. Ma le velari pure e le velari palatali, cosa dobbiamo immaginare? O, cioè, vabbè, facciamo una ricostruzione puramente formale, allora diciamo sì, vabbè, le chiamiamo velari pure, le chiamiamo velari palatali, ma in realtà chissà cosa c'è dietro, non ci interessa neanche da un punto di vista sostanziale che l'articolazione fosse, cioè diciamo semplicemente che si tratta di articolazioni diverse, però diciamo il problema è che a un certo punto se cominciamo a mettere cosa, a fare un quadro, diciamo a disegnare un quadro delle occlusive che noi attribuiamo all'indoeuropeo, cominciamo le labiali, le dentali e poi velari pure, cioè velari palatali, velari pure, labiovelari. E qui comincia il quadro a essere, sì, per carità, può essere benissimo, cioè, diciamo, nulla esclude che sia così, però
È un quadro, questo qua, diciamo che va un po', direi, contro quello che troviamo nelle lingue del mondo, cioè è difficile trovare lingue che hanno soltanto un'opposizione tra labiali dentali e poi ben tre tipi di velari. E questo mi ha messo un po' così, diciamo, mi ha messo un po' in crisi, nel senso in crisi, cioè mi ha fatto così, mi ha messo un po' in sospetto, cioè mi ha fatto venire il dubbio che in realtà noi non facciamo altro che attribuire all'indoeuropeo quello che troviamo concretamente nelle lingue poi diciamo indoeuropee completamente attestate, ma in realtà diciamo, può essere che il triplice risultato delle linee, il risultato che troviamo nelle lingue, concretamente nelle lingue, cioè nelle lingue completamente attestate, questo triplice risultato in realtà si possa spiegare partendo da una situazione doppia e non tripla già nella lingua madre. Cioè se a un certo punto noi partiamo a fare il discorso appunto questo qua, immaginiamoci i velari e labiovelari. A un certo punto le labiovelari tendono a semplificarsi nelle semplici velari e a questo punto del tipo come cantavano le sorelle bandiera fatti più in là, il principio di reazione, diciamo, di principio dello spostamento a catena. Allora diciamo, le velari, diciamo, lì dove le labiovelari hanno cominciato a svilupparsi in semplici velari, le velari semplici hanno cominciato a spostarsi, ad anteriorizzarsi come cose, mentre invece nelle lingue Kentum, bene o male, si vede che o le labiovelari sono conservate in epoca storica o diciamo, si sono modificate molto più tardi, insomma, fondamentalmente. Quindi dicevo, dico, può essere che in realtà abbiamo da una parte le diciamo, lingue, quelle dell'area centrale, Satem, che tendono a semplificare le labiovelari e di conseguenza le velari pure si spostano. Lingue invece nelle quali le labiovelari restano in epoca abbastanza fino a epoca storica e quindi diciamo, non mettono in crisi le velari originarie che possono restare lì. E poi chiaramente nella fase di passaggio diceva, ma allora quelle velari che restano velari nelle lingue Kentum, velari anche nelle lingue Satem, quelle velari che non si parla dall'inizio nelle lingue Satem, beh, vabbè, ma insomma diciamo nel momento in cui diciamo, le labiovelari cercano, diciamo, si spostano e diventano velari, e vabbè, questo spostamento dico, diciamo, non si sarà prodotto dalla sera alla mattina, no? Cioè, diciamo, o perlomeno diciamo, ormai non, cioè, diciamo, il mutamento sappiamo perfettamente che non può essere istantaneo e totalizzante, cioè non può essere nello stesso istante coinvolgere tutti gli elementi suscettibili di essere coinvolti. E c'è stato uno spostamento graduale, cioè diciamo, le labiovelari sono cominciate a semplificare in semplici velari in certe basi piuttosto, non in altre, oppure in certi contesti piuttosto che in altri. Quindi c'è stato diciamo, tutto quanto uno spostamento progressivo. E in questo spostamento progressivo certe velari pure sono rimaste catturate dalle nuove velari nelle lingue Satem, certe velari che dovevano palatalizzarsi sono rimaste catturate invece dalle nuove velari, sono state aggregate alle nuove velari dalle labiovelari, no? E quindi diciamo col risultato che abbiamo velari che sono diventate palatali, labiovelari che si sono semplificate e velari che dicevo come, ma queste dovevano semplificarsi e non si sono semplificate, ma allora cioè dovevano dare luogo di articolazione, si dovevano anteriorizzare e non si sono anteriorizzate, ma allora vuol dire che non erano velari vere e proprie, cioè non erano velari speciali. No, semplicemente può darsi che nel gioco, diciamo, nello scambio di caselle, a un certo punto, un certo contingente di velari sia sfuggito alla cosa. Tanto più che, diciamo, soprattutto nel gruppo baltico, nel gruppo slavo, eccetera, troviamo appunto questi casi di duplicità di esiti, no? Cioè, diciamo, dalla stessa base si trova tanto l'esito che Kentum quanto l'esito Satem. Ma questo qua, diciamo, è fondamentalmente una proposta
una proposta di spiegazione, cioè non è chiaramente una cosa, cioè non è la volontà di dire, oh guardate, sono arrivato io, vi faccio vedere. No, per carità, semplicemente c'è cioè, No, per però è dire. interessante che in un manuale, no? In un manuale appunto dedicato alla linguistica storica emerga anche un fatto così nuovo che probabilmente non sarebbe entrato dentro un manuale se non fosse stato, diciamo, pensato da chi è più abituato a lavorare con lingue, diciamo, Ma vive. forse, ecco, No? diciamo, Questo per forse, sì, forse questo, insomma, perché a un certo punto voglio dire, se noi vediamo, ecco, tanto per fare un esempio banalissimo, un esempio per quanto un esempio romantico, se noi vediamo il grigionese, per esempio, il romancio svizzero, diciamo da K, dalla sequenza latina K, cioè K più A fondamentalmente, abbiamo un certo numero di casi abbiamo ca, abbiamo cia, cioè che è quello più o cia o simili, insomma, cioè abbiamo un esito palatalizzato fondamentalmente, ma in altri casi abbiamo ca. E qui dipende, cioè, diciamo, il fatto è che abbiamo cia o comunque un esito palatalizzato nelle forme realmente autoctone, mentre invece abbiamo ca in forme genericamente di superstrato, cioè forme importate comunque da altre varietà dialettali, da altre tradizioni linguistiche, eccetera. Però diciamo, vediamo che nel caso specifico sappiamo che, cosa, che, sappiamo che il latino aveva soltanto la sequenza K, fondamentalmente, non aveva cosa. Dico, però abbiamo, per esempio nel romancio svizzero abbiamo questa duplicità di esiti, ma se vogliamo anche il francese, insomma, cioè anche il francese abbiamo dalla parte chambre, tanto per dire, camera, no? E da quell'altra ci abbiamo camarade. Ora, se noi non conoscessimo nulla della storia del francese, se noi non conoscessimo nulla della storia del francese, dovremmo dire, ma come? Qui, cioè, a volte c'ha chambre, a volte c'ha camarade, cioè, a volte c'ha che, diciamo dal latino al francese abbiamo che e a volte ci abbiamo che. Ma com'è la storia qui? Allora, in realtà, diciamo, sappiamo come si sono svolte le cose semplicemente perché c'è nota, diciamo, conosciamo la storia della lingua francese e la storia della lingua italiana. Camarade è un italianismo del francese. E allora sappiamo, possiamo tranquillamente spiegarlo. Il problema è che, diciamo, quello che noi sappiamo, che è avvenuto tra italiano, cioè sappiamo della storia linguistica dell'italiano, della storia linguistica del francese, dello spagnolo, del portoghese, eccetera, 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 non lo sappiamo della storia linguistica del greco antico, non lo sappiamo della storia linguistica del sanscrito, eccetera, eccetera. Cioè non sappiamo, diciamo, quali sono state le lingue con le quali il greco antico, o perlomeno i diversi dialetti del greco antico, sono venuti in contatto e così via. No? Cioè, diciamo, possiamo anche pigliare anche la storia delle cose, cioè la storia, questa storia qua dice, ma siccome in greco, allora, a proposito della ie, no? Diciamo, del legamento palatale, la ie, vabbè, in latino si conserva, in greco, diciamo, dà nuovamente spirito in posizione iniziale da spirito aspro, cioè diciamo dall'affricativa alla laringale, però in certi casi, in pochi casi, l'articolazione si rafforza da z, no? Tipo ius, nel senso di brodo, e nel senso di zu, me, no? Come lievito, eccetera. Allora, diciamo, se non sbaglio, a un certo punto dice, vabbè, allora se qua abbiamo il greco, già, poi tra l'altro è l'unica lingua a presentare questo doppio esito, no? Come cosa? Dice, ma se il greco c'ha da una parte lo spirito aspro, c'ha la ha, e da quella la ie, e da quell'altra c'ha z, e allora vuol dire che l'indoeuropeo aveva due ie diversi, uno in grado di, diciamo, di semplificarsi come ha, e l'altro invece che ha dato z, quindi più forte come punto di partenza. Questa qua, diciamo, è la spiegazione tradizionale. Sì, però, diciamo, se noi pigliamo qualunque dialetto, per esempio il siciliano, cioè vediamo che da ghe, ghi, per esempio, o anche da ie, del latino, fondamentalmente, possiamo avere tranquillamente, in siciliano abbiamo tranquillamente ie o addirittura zero. Cioè, per esempio, dico sempre alle olie, uirmanu è un tipo di grano.
sarebbe Germanus, poi fondamentalmente. E in altri cosi, in altri dialetti italiani meridionali, e invece c'è cioè, nei dialetti italiani meridionali di sud-est, pugliese e parte lucano, ci abbiamo sh, per esempio abbiamo oi, uoi, per esempio, vabbè, la ghe, ghi, e ghe fondamentalmente, no? Del latino, che danno ghe nei dialetti italiani, nella maggior parte dei dialetti italiani meridionali. Ma se andiamo a cosa? Se andiamo nel sud-est, diciamo tra Puglia e Lucania, e ci abbiamo invece l'esito sh, fondamentalmente, sh, quindi è tipo oggi rispetto a oi, per esempio della roi, vabbè, quello che sia del napoletano, no? Come cosa oe, anche addirittura, cioè, con la caduta totale. E allora diciamo, noi sappiamo che in realtà diciamo, qua abbiamo due esili diversi, diatopicamente differenziati. E quindi chi ci dice che la z del greco che viene fuori da i non sia in realtà frutto di un contatto fra il proto-greco, il pre-greco, quello che sia, e un'altra varietà linguistica in cui la I si era sviluppata diversamente che nel greco-greco, insomma. Ecco. Quindi diciamo, ecco, scusate, ho un problema di cosa? Un problema di audio, cioè, diciamo, ho un ritorno nel cosa, diciamo, nel... Vabbè, comunque, insomma... Se voi mi sentite, ecco, diciamo, faccio, ecco, quello che è importante è che mi sentiate. Quindi dicevo, ecco, come dire, diciamo, l'esperienza, tra molte virgolette, romanza, cioè, diciamo, quello, il fatto di vedere che possiamo avere appunto tutta una serie di esiti diversi, e anche, diciamo, in certi dialetti, per esempio, in certi dialetti italiani meridionali, dove normalmente da ghe, ghi, die e ie, cioè abbiamo sh, abbiamo un certo numero di casi, in questi dialetti, in questi stessi dialetti abbiamo anche ie. Cioè, diciamo, abbiamo, che ne so, frisch, friggere, ma abbiamo osce. Oggi, no? Per esempio, come cosa con la sh, ma poi abbiamo per esempio ia nel suffisso, abbiamo tanto isha quanto ia nel suffisso iliare, fondamentalmente, come cosa, come cioè, superbia, gallia, cose di questo genere. E qui dice: ma come? Abbiamo due esili diversi, ma allora dovevamo ricostruire le cose diverse, come allora il punto di partenza latino sarà stato di se abbiamo due esiti. Diciamo in uscita diversi dobbiamo avere due punti di partenza diversi, invece no, cioè diciamo qui lo possiamo vedere, il punto di partenza è lo stesso, semplicemente questi dialetti hanno preso per esempio dal napoletano, che ha invece l'esito ie, no? Come cosa, come... Non so se sono stato chiaro fondamentalmente. E quindi diciamo in realtà anche la proposta appunto diciamo, relativa diciamo, al numero delle velari, scusate, no? Al numero delle velari dell'Indoeuropeo, è semplicemente una provocazione, un po' più una provocazione che una proposta di spiegazione, cioè una provocazione che viene fuori, appunto, cioè, ma visto che se noi esaminiamo le lingue concrete ci accorgiamo che possiamo avere tranquillamente esiti che esistono, diciamo, una. Diciamo, possiamo avere due o addirittura anche tre esiti nella stessa varietà, ma questi due o tre esiti possiamo spiegare in base a cosa c'è. Cioè, un'altra cosa, un altro esempio che faccio in manuale, diciamo, è il caso del suffisso uzzu nei dialetti salentini, no? Uzzu è il suffisso che corrisponde ad anouccio, in tutti, diciamo, normalmente in tutti i nomi, tranne, diciamo, lo faccio vedere, tranne che quando, diciamo, il suffisso è applicato ai nomi propri. Allora c'è per esempio Tunuccio, diminutivo, cioè Antoniuccio, la forma normale per dire Antonio, ma Aucigiuzzu, no? Come cosa? Cioè Uccellino, Aucigiuzzu, anche Manuzza, piccola mano, cose di questo genere. Quindi diciamo negli appellativi normalmente c'è il suffisso Uzza, invece negli antroponimi.
anche semplicemente c'è Antonuccio, Antonio, Rafiluccio, che sarebbe la forma normale per Raffaele, Donatuccio, che sarebbe la forma normale, così la forma colloquiale per Donato. Oppure che sono Tonuccia, Donatuccia, anche, addirittura anche Ucciu e Uccia, cioè, Uccia e Lucia, insomma, Luciuccia sarebbe fondamentalmente. Ma dice, ma come mai abbiamo stato? Ma è molto semplice, suffisso Uzzu, nei dialetti salentini, l'esito locale. È la forma Ucciu e viene da Napoli. Ma come viene da Napoli? Si viene da Napoli sì, perché insomma ad un certo punto è, diciamo, di cose, come è venuta da Napoli? Per esempio è venuta diciamo, per il tramite dei cose dei vari baroni, dei vari signori, dei vari feudatari che diciamo, passavano, diciamo, vivevano quasi sempre a Napoli, i vari feudatari dei cose, cioè nel mio paese feudatario ancora quando io ero così piccolo veniva ancora ricordato, non c'era già più, aveva già dovuto vendere, svendere da un sacco di tempo, ma insomma era ancora ricordato il Conte Balsamo fondamentalmente, questo Conte Balsamo che viveva tranquillamente a Napoli, insomma come cosa. Viveva come, però diciamo ecco, fino a tutto l'Ottocento e anche la parte del Novecento, diciamo quei feudatari poi l'estate andavano normalmente a villeggiare nei loro domini e vabbè, andavano a villeggiare, si portavano dietro la loro piccola corte e si possiamo immaginare che diciamo nell'entourage, diciamo i feudatari e il loro entourage avessero una pronuncia napoletaneggiante. No. E allora veniva, diciamo, diciamo, certe caratteristiche del napoletano, zoom, diciamo, venivano assorbite. Cioè, diciamo, vabbè, sì, d'accordo, a livello lessicale, negli appellativi è Uzzu, ma negli antroponimi, cioè, come si sente dire, che ne so, è appunto, Rafiluccio, Rafilucci, allora Rafiluccio diventa Rafiluccio, fondamentalmente, no? Come cosa. Dico, quindi, diciamo, abbiamo questi casi di duplice, triplice esito, però diciamo che la linguistica romanza ci permette un po' di vedere un pochino meglio, più delle volte ci consente di spiegarli. E allora quando li vediamo nelle lingue indoeuropee, piuttosto che attribuire tutto quanto, cioè ribaltare tutto a livello di indoeuropeo, forse conviene anche, cioè si può anche porre il problema, dico, ma sarà che magari l'indoeuropeo non era così complicato? Che non aveva tutte le complicazioni, non lo dobbiamo vedere come somma delle complicazioni che troviamo nelle lingue concretamente attestate, ma alcune di queste complicazioni si sono prodotte strada facendo. Ecco, e questo qua è un po' il. Cioè, su questo Grazie. punto mi fermerei qui, Grazie, anche perché sono già le 5, vedo. grazie. Sì, grazie a entrambi e sono arrivati alcuni intanto commenti di ringraziamento per la nuova edizione e di complimenti anche per l'esposizione molto precisa e peculiare. Ricordo che qualcuno si è collegato magari con qualche minuto di ritardo, se volete dare qualche contributo, volete fare qualche domanda o insomma anche semplicemente scrivere un commento con i nostri ospiti, potete farlo scrivendo come qualcuno ha già fatto. Volevo aggiungere solo un'altra cosa velocissima, cioè, può darsi benissimo, cioè, anzi sicuramente diciamo, il lettore attento, no? Il lettore attento troverà dei punti sui quali non è d'accordo, addirittura potrà trovare anche degli errori in quello che ho detto, ma questo voglio dire è abbastanza normale, nel senso che diciamo, redigendo un manuale si maneggia tanto di quel materiale che alla fine qualche errore può scappare, insomma, ecco, dico, volevo dire questo. Un'altra cosa volevo dire velocissimamente, questo qua diciamo comunque ci ho scritto sopra l'ultimo paragrafo, mi pare, del terzo capitolo, dico attenzione, anche questo qua è un avvertimento, insomma, dico attenzione perché la linguistica da qualche tempo che sta prendendo una certa cosa, sta prendendo un certo piede anche così come cioè non so, dico, se qualcuno deve, tanto per farla breve, non so se qualcuno di voi vede cosa, vede le parole della settimana, il programma, le parole della settimana del Gramellini il sabato sera, c'è questa trasmissione, diciamo dall'8:30 alle 9:15, le parole della settimana,
in cui a un certo punto all'inizio c'è il Vecchioni, il cantante, chiamato invece come esperto etimologo, non so se qualcuno di voi l'ha, e sono uscite le cose più incredibili, col sanscrito che viene citato come, ah, ma questa forma latina è di origine sanscrita, ah, questa è di origine, allora questa forma greca è di origine sanscrita, e poi con etimologie incredibili, del tipo che ho sentito sabato sera, quest'ultimo, l'altro giorno, insomma, l'altro ieri, l'ultima etimologia che ho sentito è questa, che bonus, vabbè, deriva da duenos, ok, su questo ci siamo, ma che duenos, cioè diciamo che la parte radicale è condivisa con Deus, perché le cose buone vengono da Dio. Insomma, questo diciamo è un po' la linguistica un po' fantasiosa, cioè una linguistica così, diciamo, un po', che viene contrabbandata dalla televisione. Perché diciamo una cosa detta in televisione, poi tra l'altro una trasmissione gestita da un giornalista di un certo peso, detta anche da un cantante di una certa. Infatti poi a un certo punto io poi quando faccio gli esami dico, ma secondo lei questo, diciamo, può essere che Deus può essere collegato con bonus, insomma, eccetera. Vabbè, chiusa la parentesi. Era proprio un avvertimento così proprio per attenzione, non fatevi, cioè, diciamo, attenzione a mantenere un atteggiamento critico, soprattutto, diciamo, davanti a quello che viene detto in televisione. Se non c'è l'esperto. Grazie, grazie. E allora sono, intanto continuano ad arrivare degli apprezzamenti e abbiamo una richiesta di intervento. Allora apriamo l'audio al professor Orioles e vediamo se ci sente, professore. Sì, certo. Bene, buonasera, prego, può parlare, prego. Intanto complimenti per la conduzione a due, che sembra meglio del binomio Gramellini-Vecchioni, che effettivamente il sabato sera è per me irritante, sia per il buonismo, a volte in eccesso, ma soprattutto per queste trovate di Vecchioni. Quindi condivido pienamente una frustrazione, un'irritazione per questo aspetto, per cui però noi, Corporazione dei Linguisti, dovremmo reagire in modo militare su questo. E ci sto pensando. Però adesso veniamo subito a esprimere il mio compiacimento per il non facile manuale di Franco, che però non è un manuale, ma è un approccio originale all'indoeuropeo che conferma che la scuola italiana sa distinguersi da tutte le altre per questa capacità di conciliare l'approccio romanistico a quello indoeuropeistico. È un nostro tratto e Fanciullo ne è l'interprete, direi, migliore al momento. Siamo sulla buona strada, ma siamo lontani. Ecco, nel Giro di Francia saremmo all'inizio della scalata della montagna e lui ci è arrivato. Ci sono delle cose che volevo chiedergli. È ancora attuale l'approccio geolinguistico? Ci credi ancora? Solo questo per ora. Dicevi a me, se ci chiedo l'approccio geolinguistico, beh, diciamo, Oppure dunque, ti sei convertito al tipologismo algoritmico? no, io sono, cioè, diciamo, l'approccio geolinguistico cioè, voglio dire, possono essere cose, dico, possono essere fatti degli aggiustamenti, dico, però, vabbè, diciamo, perché no. Perché tu dici, ecco, un passaggio che ho letto con attenzione nella precedente edizione, non ho il privilegio della nuova, ma ecco, sul fatto dei contatti tra famiglie diverse dall'indoeuropeo, ti sei espresso a pagina 28, dici appunto che credi in questa possibilità trubetskoiana, diciamo così, ci credi ancora? Dunque, aspetta, dico, no, normalmente dico, è la vecchia edizione? Qual è questa qua con la copertina viola? Dunque, Sì. a pagina 28 cosa dico? Non facciamo non il dato filologico, mi interessa capire, ecco, se
credi ancora, perché mi è piaciuto molto il percorso che hai fatto, quello che ha fatto De Angelis sulle irregolarità. Quello è il tratto originale, è il tuo talento, cioè trasformare le irregolarità in un modello. De Angelis lo ha capito bene. Io ti faccio però un'altra domanda, ecco, sugli incontri tra gruppi linguistici, leghe linguistiche, a realità. Ma io dico cosa, io dico, allora, diciamo una cosa, che io dico sono per pigliare quello che c'è di buono in tutte quante le cose, in tutte quante, sono un eclettico da questo punto di vista, non c'è un modello unico di riferimento, diciamo, e prendo quello che c'è di buono da qualunque modello come cosa. Comunque dico sicuramente il modello areale, dico, vabbè, diciamo, è uno del, come dire, mi fa respirare bene. Va bene, grazie del tuo contributo. Adesso devo lasciarvi perché c'è una testimonianza obbligatoria per la giornata della lingua materna, mi devo collegare per dire quante sono le lingue del mondo in un'altra sede, chiedo scusa. Buona fortuna. Grazie al professor Orioles, e ricordo velocemente, se qualcun altro appunto vuole dare qualche contributo, fare qualche domanda, riflessione con i nostri relatori, può alzare la mano, che nel caso ovviamente se muniti di microfono vi apriamo l'audio, così potete dare il vostro contributo. E, al momento non vedo altri interventi, se siamo d'accordo potrei procedere velocemente con l'illustrazione della parte digitale del manuale, poi eventualmente se arriva qualcosa in corsa e in coda, naturalmente siamo a disposizione. Stanno arrivando sì degli altri complimenti, però appunto al momento non vedo domande o interventi di partecipazione. Allora, come vi dicevo all'inizio, questo manuale è inserito nella piattaforma Pandora Campus nella sua versione online, arricchito anche da materiali di corredo che andremo subito a vedere, che non sono presenti per esempio nell'edizione a stampa. Chi acquista il manuale, quindi mi metto un po' dal lato studente, può trovare attraverso questo codice l'espansione digitale gratuita per 12 mesi. Inserendo questo codice nella piattaforma Pandora Campus può accedere gratuitamente appunto anche ai materiali, alle risorse che caratterizzano questa nuova edizione, a differenza per esempio delle precedenti. Una delle, diciamo, novità è proprio anche caratterizzata da questo. E non simuliamo di aver inserito il nostro codice in piattaforma o di aver acquistato il volume, perché c'è la possibilità di acquistarlo anche sotto il formato digitale. È un acquisto a tempo che si può fare per 6 mesi o per 1 mese e rinnovabile. Poi ogni libro presente su Pandora Campus può avere anche la possibilità di essere acquistato in modo parziale, si possono acquistare anche solo i singoli capitoli. E tutti i libri hanno un capitolo di prova gratuito che permette di impratichirsi, di esplorare le funzionalità di piattaforma senza consumare il codice, senza nessun tipo di spesa. Questo, ripeto, caratteristico di tutti i volumi. E simuliamo appunto di aver inserito il nostro codice o di aver acquistato la nostra versione digitale, e una volta effettuato il login entriamo nella nostra biblioteca virtuale e nel nostro ambiente di studio, troviamo il testo selezionato e dalla home libro entriamo proprio nel vivo del volume. Vediamo che c'è una sezione dedicata all'indice interamente cliccabile per capitoli e per paragrafi, dove sono presenti grafici, immagini, tabelle, abbiamo già le anteprime e che si possono poi ingrandire e eventualmente anche esportare in un proprio ambiente di studio. E un cassetto delle risorse è caratteristico perché contiene solitamente tutte quelle parti che appunto non sono presenti nell'edizione a stampa, quindi quei materiali di corredo aggiuntivi che sono utili sia per lo studio ma anche per chi fa didattica, per chi fa lezione. E un cassetto strumenti che solitamente invece raccoglie gli apparati finali dei volumi, come in questo caso delle letture consigliati e degli indici. Entrando nel vivo di una pagina web del volume, vediamo che la pagina si presenta in maniera tradizionale. Ripeto, il testo è identico a quello dell'edizione a stampa e abbiamo sempre i riferimenti ai numeri di pagina per capire anche a che punto siamo
della nostra lettura. E subito ci tengo a sottolineare due aspetti molto importanti. Tutti i libri su Pandora Campus sono accessibili, quindi possono essere ascoltati attraverso un lettore vocale o a paragrafi o interamente. Questo per chi ha problemi a stare molte ore a video, per chi è ipovedente, quindi c'è una funzionalità che sicuramente agevola anche questo tipo di utenza. Inoltre c'è la possibilità di scegliere. E fra alcuni font di lettura si può aumentare o diminuire il contrasto, aumentare o diminuire il carattere e poi scegliere fra questi cinque font di cui vi sottolineo questo che si chiama Open Dyslexic, che converte tutto il testo con un carattere di agevole lettura per chi soffre di dislessia. E ripeto, queste funzionalità sono caratteristiche di tutti i volumi presenti in piattaforma. E si possono fare alcune azioni ormai appunto abituali, come evidenziare, prendere appunti, fare delle domande. Le parti evidenziate e gli appunti sono personali, quindi visibili all'utente singolo. Le domande invece sono comuni a lettori dello stesso manuale, quindi che siano studenti di atenei differenti, che siano gli stessi docenti, a volte anche l'autore stesso che può intervenire, diciamo, nel dibattito scritto in piattaforma. Ovviamente sono domande filtrate e controllate che devono essere inerenti ai contenuti del testo o del capitolo stesso. Vi accennavo prima, ci sono alcuni materiali di corredo importanti. In questo caso il libro è ricco, per esempio, di note. Le note che troviamo nell'edizione stampa a fondo capitolo, e qui vengono invece visualizzate all'interno del testo con la possibilità di essere espanse mentre si sta leggendo, quindi non c'è bisogno di abbandonare l'ambiente di lettura, ma semplicemente cliccando sul numero della nota si apre una finestra, un'icona con la spiegazione aggiuntiva a quello appunto che si sta dicendo o a cui si sta facendo riferimento. Al termine di ogni capitolo, poi questo presente anche nell'edizione a stampa, ci sono dei box che contengono degli esercizi e solitamente possono essere a risposta multipla oppure anche a domanda aperta e di tutti questi esercizi ci sono anche al termine del volume, ci sono anche le soluzioni. E per quel che riguarda invece ulteriori risorse aggiuntive, le possiamo trovare nella barra laterale degli strumenti, nel cassetto risorse. Abbiamo degli approfondimenti, abbiamo una guida pratica, ci sono delle slide per docenti che sono dei PowerPoint che si possono scaricare, si possono personalizzare e possono essere utilizzate per esempio per fare lezione e per specificare insomma dei concetti riassuntivi all'interno, spiegati all'interno del volume. E ci sono anche degli esercizi aggiuntivi rispetto a quelli che abbiamo citato poco fa, e sono domande, anche in questo caso a risposta multipla, domande aperte, sono dei casi di esercizio che possono essere utilizzati da docenti ma anche da studenti per mettersi alla prova, autoverificarsi e che si trovano in questo caso solo nell'edizione, a corredo dell'edizione digitale. E il volume è già disponibile, quindi lo trovate nei principali store online, nelle principali librerie. E chi è all'ascolto ed è docente avrà ricevuto sicuramente la nostra segnalazione, può richiedere la copia gratuita in formato digitale dalla Home Campus, riquadro professori. Richiedi l'accesso al libro e ovviamente verrà dal nostro ufficio abilitato, oppure si può fare richiesta anche dell'edizione a stampa, sito del Mulino, sezione università e c'è il box per richiedere una copia saggio. Compilando il format in ogni suo campo potete avere anche la possibilità di ricevere la copia a stampa. E io mi fermo qui, nel senso che al momento direi di aver detto tutto, è stata una carrellata un po' veloce, ma era per dare un'idea a grandi linee, poi rimaniamo naturalmente sempre a disposizione. E sono arrivati alcuni altri commenti, li leggo velocemente. Vorrei solo dare testimonianza dell'utilità del volume anche per gli studenti di linguistica generale, che purtroppo spesso hanno un'idea molto vaga del mosaico linguistico europeo. In questo caso il capitolo è utilissimo. Ecco, questo è un ulteriore contributo di un nostro ascoltatore che ha anche alzato la mano. Ora gli apriamo il microfono. Professor Pisano, ci sente? Sì, io sento, non so se voi sentite. Sì, la Sì, sentiamo. sì.
realtà approfitto del fatto che non ci sono altre domande per salutare Franco, Alessandro, insomma, per dire, per dare testimonianza del fatto che il volume ci dà una prospettiva differente da quella tradizionalmente indoeuropeistica, ma questo è già stato detto in maniera più che esaustiva. Sono io l'autore del commento precedente, effettivamente c'è bisogno in qualche modo anche per gli studenti di linguistica generale di avere una qualche nozione di famiglia linguistica, di lingue madri, lingue figlie, cioè, e questo insomma di solito spesso è un argomento completamente ignoto, per cui il capitolo 7, come dicevo, è assolutamente utile anche, soprattutto da questo punto di vista, ma generalmente anche i capitoli che riguardano la geografia linguistica, il fatto dei confini linguistici, quanto i confini linguistici siano sfrangiati e quanto questo in un certo qual modo ci deve far riflettere anche su come possono essere andate le cose con le lingue del passato, è secondo me utilissimo nella formazione di qualunque studente. Quindi mi taccio e saluto e ringrazio. Grazie professore. E intanto sono arrivati altri ringraziamenti e complimenti, per cui direi che sicuramente le premesse sono ottime anche sia sull'utilizzo che sull'apprezzamento dell'edizione appena uscita. E se direi che non ci sono altre domande, se non ci sono altre cose da aggiungere, io lascio i nostri riferimenti, dove appunto potete sia richiedere la copia saggio che, oppure se avete qualche commento da lasciare per i nostri ospiti, avremo poi il piacere di girarli. Universita@mulino.it è il nostro indirizzo, a cui ovviamente potete, come dicevo, inoltre le vostre curiosità. Vado a salutare i nostri ospiti, il professor Fanciullo, il professor De Angelis, grazie per essere stati con noi. Grazie. No, è stato un piacere, fondamentalmente, grazie davvero. Ugualmente anche per me, grazie. Grazie della disponibilità e ringrazio anche tutte le persone numerose che sono rimaste con noi alla fine e che hanno ulteriormente sottolineato l'apprezzamento per questo volume. A tutti do appuntamento al prossimo webinar e auguro una buona serata. Arrivederci, grazie. Buonasera a tutti. Arrivederci.